Piazza San Marco a Venezia, una delle piazze più conosciute al mondo. È caratterizzata appunto dall'essere incentrata intorno alla Basilica di San Marco, di fronte alla quale c'è l'omonimo campanile, campanile di San Marco. E in questo periodo Piazza San Marco è oggetto di ampi lavori di ristrutturazione e pavimentazione. E vediamo che Piazza San Marco è quasi a livello della laguna, per cui è soggetta al fenomeno dell'acqua alta, e questo fenomeno conduce al progressivo deterioramento della pavimentazione stessa. E lo stesso fenomeno ovviamente è ancora più marcato, se vogliamo dannoso, all'interno della chiesa della Basilica di San Marco. Comunque è una piazza bellissima ed è da dire che peraltro stasera è caratterizzata da questa nebbia abbastanza intensa. Naturalmente purtroppo in questo periodo primeggiano i cantieri, per cui non la si può apprezzare in tutta la sua bellezza. Chiaramente primeggia pure questa nebbia. Questo è il campanile di San Marco che abbiamo visto prima. È la bellissima chiesa di San Marco. Questo a tutti gli effetti è il cuore di Venezia. Decisamente una delle città più note al mondo. Talvolta anche emulata, ma sicuramente unica, raga, per la sua architettura, per la sua caratteristica dei canali parzialmente navigabili, che non sono tutti quanti navigabili, del che rende la città unica proprio per l'assenza di auto e per l'utilizzo universale in questa zona delle gondole o comunque delle imbarcazioni come punto per potersi muovere tra i vari sestrieri. E quindi tutta l'organizzazione della città è basata per l'appunto come mezzo di trasporto su queste barche, sulle imbarcazioni, con tutte le peculiarità, le caratteristiche, le difficoltà eppure le bellezze che ne conseguono. Ecco, pensare per esempio a trasporti di generi di derrate alimentari, piuttosto anche per esempio a un funerale o anche a un matrimonio. Raga, sono tutte cose decisamente uniche. A proposito di acqua alta, che vi dicevo, questi sono i supporti che vengono praticamente stesi in piazza, e chiaramente non solo in Piazza San Marco, è un po' in tutta quest'area che tendenzialmente è quasi a livello della laguna, e costituiscono proprio le passerelle che vengono per appunto distese sulla piazza, dicevo, in modo da isolarsi dall'acqua per potervici passeggiare. Ora mi sto dirigendo verso quella che è la riva degli Schiavoni. Questa è la parte terminale di Piazza San Marco, quella che va verso la laguna. E raga, come potete notare, sensibilmente presente questa nebbia, chiaramente che porta pure una bella umidità, che come si dice a Napoli, si sente in dall'osso. Però, raga, è decisamente affascinante, anche così. Tra l'altro, caratteristica triste questa volta, di quest'ultimo tempo, che la maggior parte dei bar, delle attività commerciali, qui a Piazza San Marco, in verità un po' ovunque, è stata rilevata da cinesi, da bangladesi, per cui sta iniziando a perdersi pure quella che era la originalità, diciamo l'autenticità della piazza stessa dal punto di vista, ecco, delle attività commerciali, perché ovviamente questo ha condotto a una sorta e sta conducendo a una sorta di omologazione, cioè di uniformità. Al di sopra di questa stele, di questa colonna, c'è il cosiddetto Leone di San Marco. Purtroppo non si riesce a vedere a quest'ora. Guardate che magnificenza, ragazzi. Cioè, vedete, Piazza San Marco con pochissime persone fa alquanto strano, perché raga, qua durante la giornata è strapiena di gente, però ovviamente il tempo, la nebbia non aiuta, diciamo così, a scendere, a frequentarla. Allora, qua di fronte c'è il servizio gondole, e quindi qua si prende la cosetta gondoletta. Questa è la riva degli Schiavoni. Ecco le gondolette nella nebbia. Ed ecco nuovamente la colonna sovrastata dal Leone di San Marco. Anzi, il Leone di Venezia, che è un po' la caratteristica tra l'altro di questa parte terminale della piazza. E anche qui ci sono questi cantieri di ripristino della pavimentazione stradale lungo riva degli Schiavoni.
E come dire, questi, come vi dicevo, sono i supporti per consentire il camminamento della piazza e di quest'area quando c'è il fenomeno dell'acqua alta. Sebbene da dire che il costosissimo Mose è riuscito ad arginare, abbastanza ad arginare, questa problematica. Un'altra gondoletta. Ultima, ma non ultima caratteristica di quest'area è il cosiddetto Ponte dei Sospiri. A cavallo di questo corso d'acqua si erge per l'appunto questo Ponte dei Sospiri ed era cosiddetto perché univa quello che era l'edificio delle carceri, che questo, tramite il Ponte dei Sospiri, andavano verso la zona del tribunale e quindi vedevano per un po' la luce. Cercherò poi, ragazzi, nei prossimi giorni di farvi vedere queste cose con la luce del giorno, e specialmente se si riesco senza nebbia. Ciao raga, buona serata, grazie per la visione. Venezia.